La scuola è sicuramente un luogo infinito, cioè perché infinite sono le storie che ti propone. Nella scuola c'è un dentro e un fuori e noi ci occupiamo solo di quello che accade dentro. Te lo dico E perché non a caso Giuseppe Piccioni, il noi regista non di un dobbiamo film sapere importante come Fuori dal mondo, ricomincia dopo un periodo di stop proprio dalla scuola, con una commedia dolciamara ambientata tra le mura di un istituto della periferia romana. I gioco supplenti sono pieni di buone intenzioni, causano danni irreparabili e se ne vanno. Riccardo Ma che Scamarcio è un cosa sta professore al primo combinando? incarico Sono che anni che cerca non di si tirare fuori lavora. dagli alunni il Come meglio e di interessarli alle materie di studio, esattamente l'opposto dell'insegnante interpretato dal grandissimo Roberto Erlitzka, incattivito e reso cinico dai troppi anni e dalle troppe delusioni. Margherita Buia è la preside di una scuola in cui mancano persino le sedie. E poi ci sono loro, i ragazzi, i loro volti, le loro storie, le loro fragilità. E la scuola è la sintesi di tutto questo, capace di salvarli ma anche di perderli per sempre. Ci sono delle persone, c'è una dinamica ancora molto importante, c'è un luogo di grande umanità. Credo che non considerare la cultura come una base proprio della nostra civiltà, della nostra democrazia, sia proprio il male. Ci abbiamo impiegato 2 mesi per avere tutte le sedie. Le Il rosso e il dividerò blu, a tratto una da un a libro dello semplice. scrittore e insegnante Marco Lodoli, Pulsa di vita vera, abbatte la distinzione tra dentro e fuori la scuola. È un film che racconta la realtà e lo sguardo che propone, nel complesso e per fortuna, è di speranza. La cosa che mi interessa maggiormente di questo mondo è che contiene ora più che mai degli elementi di speranza, no?